Eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo tutorial è un tutorial per creare una scatolina e la fustella già l'ho fatta io e la trovate nell'info box per scaricare il file. E può essere utile per mettere qualche piccolo regalino, una collana. Apriamo la scatolina. Questa scatolina la lavoreremo in Illustrator. Apriamo Illustrator e la scatolina. Ecco la nostra scatolina. Allora, io questa scatolina la farò a facciate alternate in modo che diventa più carina. I colori che userò saranno comunque i colori del nero e del bianco, in modo che questa scatolina può essere utile comunque per qualsiasi tipo di regalo che fate, perché è una scatolina neutra. Andiamo qui su visualizza, su finestra e andiamo su simboli. Su simboli andiamo su fiorito vettoriale. Sul fiorito vettoriale, come vedete, ci sono tutti questi ghirigori, quindi faremo una scatolina di ghirigori. Prima di tutto andiamo a selezionarci questa facciata, perché io farò queste due facciate di questi vettoriali. Ok, e prima di tutto vado a prendermi questa facciata. Facciamo mela C, mela B, CTRL C, CTRL B, copia e incolla sotto a quello che abbiamo copiato. Ok, adesso io che cosa faccio? Vado qui su oggetto, blocca la selezione. Su questa selezione adesso io vado a selezionarmela e me la porto sopra. Questa sarebbe il tracciato copiato. Adesso prendiamo i vettoriali, in questo caso prendiamo questo e cominciamo a creare delle decorazioni. Lo prendiamo, andiamo qui su strumento rifletti e vedete che se vi muovete lui lo riflette. Premiamo Shift e lo riflette in modo proporzionato. Ingrandiamo e lo portiamo qui. Portiamo qui. Vediamo di metterlo in qualche modo. Prendiamo quest'altro, questo qui riempito, lo spostiamo in questo modo. Lo rimpiccioliamo. E lo mettiamo così. Allora, innanzitutto cosa facciamo? Prendiamo questi strumenti che abbiamo, questi simboli che abbiamo inserito e andiamo su oggetto espandi. E lui dice espandi il mio oggetto di riempimento, gli diamo ok. Come vedete sono di tre colori diversi perché queste sono le selezioni, quindi vuol dire che lui li ha messi in vari livelli. Vedete? Questi sono. Vedete, se io vado sul giallo sono i colori che stanno qui. Ora prendiamo questo qui, lo strumento, questo rettangolo che abbiamo sotto, e andiamo con il tasto destro e lo portiamo in primo piano. Portandolo in primo piano, vedete che lui mi va a coprire tutto quello che è sotto. Quindi io mi seleziono tutto quanto in questo modo e con lo shift mi deseleziono le due parti laterali. Tasto destro crea maschera di ritaglio. Come vedete, adesso abbiamo la maschera di ritaglio. Se io vado a cliccare due volte all'interno di questo quadrato, come vedete, lui mi ha fatto un gruppo isolato, nel senso che io posso lavorare solamente su questa facciata e come vedete, se io vado a spostare questo, vedete che è coperto dalla maschera di ritaglio, in modo che non dobbiamo fare il passaggio più volte. Quindi cosa faccio? Mi sposto questa e me la metto in questo modo così, me la duplico e me la sposto di qua. Prendiamo questo e me lo sposto, seleziono, prendo lo strumento rifletti e lo riflettiamo di qua. Rimpiccioliamo. Ok, prendiamo questo e lo mettiamo qui. Ok, qui potete aggiungere qualche altra cosa se volete. Aggiungiamo questo ramoscello. Ok, ricordatevi che quando aggiungete dovete fare sempre oggetto espandi, in modo che potete fare qui, andate su seleziona e fate riempimento e traccia. Come vedete non sono gli stessi colori, questo è nero, ma questi qua no. Quindi andiamo su simile. Riempimento e traccia e facciamolo nero. Ok, come vedete abbiamo creato questa prima parte di ghirigori. Per tornare su tutto la fustella basta cliccare su
sulla parte vuota del foglio. Ok, adesso noi ci selezioniamo questo premendo Alt. Vedete che lui ce lo sta duplicando, lo ruotiamo e lo andiamo a portare in quest'altra facciata. Ok, fatto questo qui, adesso passiamo a fare la stessa cosa anche su questo. Duplichiamo, adesso ne passiamo allo strumento sempre di gruppo isolato. Clicchiamo all'interno del file, abbassiamo e allarghiamo in modo che sia pari al quadrato di sotto e facciamo in questo modo. Questo possiamo farlo nero, questo nero e questi qua bianchi. Con questo il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!